Cari amici, anch'io sto dalla parte della sposa. Lo esige la fedeltà alla parola biblica, perché proprio a Natale abbiamo ascoltato dal profeta Isaia che l'umanità deve essere chiamata sposata. Dio, infatti, è divenuto uomo, si è fatto uno di noi, ha voluto essere lo sposo dell'umanità. La Chiesa è questa sposa, perché vuole essere umilmente, ma con una generosa risposta al Vangelo, l'inizio della famiglia dei figli di Dio. Cammina nella storia, ma coltiva nel cuore l'attesa delle nozze eterne che il Signore prepara oltre il tempo, invitandoci alla tavola dello sposo, come amici dello sposo e della sposa. E sarà Lui a servirci. Mentre siamo in cammino, perciò dobbiamo tenderci la mano, dobbiamo lavorare insieme nel rispetto, anzi nella valorizzazione delle diversità storiche, geografiche, ma soprattutto religiose, culturali e sociali. Insieme potremo vincere le nostre fragilità, le nostre povertà. Soprattutto insieme potremo dare forza alle grandi possibilità che abbiamo ed estirpare ogni violenza, diffondendo la pace, mai perdendo la speranza, perché il nostro Dio, lo sposo, è vicino e misericordioso.